Grazie senatore Paroli. Ora è iscritta a parlare la senatrice Guidolin e ne ha facoltà. Prego, senatrice. Presidente, Ministro, onorevoli colleghi, misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. È questo, almeno a parole, l'obiettivo di un decreto che il Governo ha strumentalmente approvato il 1° maggio, trasformando anche la festa dei lavoratori in un'occasione di divisione e non di unione del Paese. Abbiamo creduto, in modo romantico, devo ammetterlo, che con tale provvedimento urgente, l'ennesimo da quando l'esecutivo è in carica, si sarebbe preso di petto il tema dei salari bassi, ad esempio con il salario minimo, un'assoluta priorità in questo Paese, in cui negli ultimi 30 anni questi sono diminuiti, ancor di più oggi che con l'aumento dell'inflazione, delle rate dei mutui che sta mettendo a dura prova delle famiglie italiane, veramente c'è bisogno comunque di alzare gli stipendi. Invece con questo decreto non solo non rispondete alle reali necessità e urgenze dell'Italia, ma anzi va in direzione opposta, rendendo sempre più precario il mondo del lavoro e penalizzando le categorie più fragili. Tutto per fare un po' di cassa, tutto solo ed esclusivamente per assecondare il consenso elettorale. Ma veniamo ai contenuti di questo decreto. La sostituzione del reddito di cittadinanza con una nuova misura di inclusione sociale. Ve lo devo dire, alla fine, dopo anni di insulti e attacchi sguaiati, siete riusciti a comprendere l'importanza di questa misura, visto che avete praticamente copiato il suo impianto, traslandolo nel vostro nuovo strumento. Non potevate però non dare sfogo alle falsità che avete propalato in campagna elettorale, dunque lo avete peggiorato al punto da penalizzare le categorie più fragili. Siamo passati da una misura universale di contrasto alla povertà, come è il reddito di cittadinanza, ad una che discrimina le famiglie sulla base di criteri che prescindono da quelli economici, i figli, le disabilità, la presenza o meno nel nucleo di una persona anziana. Siamo il primo paese in Europa a fare questo e almeno su questo un primato lo avete raggiunto. In commissione avete dimostrato di avere le idee confuse. E per fortuna che dicevate di essere pronti. Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri escludeva i senza fissa dimora, le donne vittime di violenza e molti altri soggetti fragili dalla possibilità di percepire il nuovo assegno di inclusione. Una follia. Con un emendamento vi avevamo chiesto di inserirli tra i beneficiari. Avete provato a farlo, approvando un vostro emendamento, ma per le coperture finanziarie siete andati a modificare la scala di equivalenza a svantaggio dei disabili. Ieri pomeriggio abbiamo visto tutti quello che è successo. Probabilmente vi siete accorti della malparata e con un emendamento della relatrice avete corretto il tiro. Non dopo, comunque, aver presentato anche un emendamento per aumentare le spese della comunicazione di Palazzo Chigi e questo è scandaloso. Siete ridicoli. Togliete i soldi ai disabili per darli ai fragili, per poi riportarli ai disabili e poi per darli a Palazzo Chigi. Togli, metti, l'unica cosa intoccabile in questo decreto sono le spese per finanziare l'acquisto di armi. Avete poi fatto retromarcia sul nostro emendamento per la detassazione delle assunzioni delle badanti e anche qui, voglio dire, avete fatto tutto da soli. Peccato che poi alla fine comunque le famiglie siano rimaste illuse da questa cosa e poi deluse quando in commissione bilancio avete tolto tutto. Avete deciso che le famiglie con figli sopra i 14 anni possono essere separate perché il padre, ad esempio, sarà obbligato ad accettare un lavoro in Lombardia mentre il resto della famiglia resterà a vivere in Calabria. E per fortuna che eravate quelli a favore della famiglia. Andiamo avanti. Lo smart working per i fragili, sì nel privato, no nel pubblico, e ora in aula, sì, ma solo fino a settembre. Anche qui è chiaro che per voi i dipendenti pubblici rappresentano un peso per lo Stato e non una risorsa da valorizzare, visto che nel DEF non avete messo un euro per il rinnovo dei contratti. E che dire delle politiche attive del lavoro, dove il detto la mano sinistra non sa cosa fa la destra, calza a pennello. Avete ereditato i soldi del PNRR per la formazione, 4,4 miliardi di euro per l'attuazione del programma GOL e per il piano nazionale delle nuove competenze, più 70 milioni per le assunzioni dei centri di impiego.
un passaggio ineludibile per potenziare queste strutture e renderle più efficienti e moderne. Bene, le regioni, tre quarti delle quali amministrate da voi, hanno assunto meno della metà degli 11.600 nuovi operatori previsti. Una follia anche questo. Una follia. Alla fine dello scorso anno, addirittura Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia erano ferme a zero assunzioni. Questo non è possibile. E poi parlate di autonomia differenziata. Nelle regioni che amministrate non siete nemmeno in grado di spenderli i soldi. Volete, colleghi, vedete, colleghi, a noi il disegno è chiaro. State creando un sistema perfetto che andrà a vantaggio dei privati a scapito del pubblico e dei fragili. Lo fate con la formazione, con l'inserimento lavorativo, dove le agenzie private avranno sempre più spazio. Lo fate con i servizi pubblici che puntualmente esternalizzate al privato, facendo proliferare tra l'altro l'applicazione dei contratti pirata e il lavoro sottopagato. Ma d'altra parte è esattamente lo stesso schema che state usando per distruggere la sanità pubblica. E dico state perché la state distruggendo voi con i governatori delle regioni. Le regioni lo stanno facendo. Tutto questo non potevate non condirlo con quella che voi chiamate flessibilità e noi invece chiamiamo precarietà e sfruttamento dei lavoratori. La liberalizzazione spinta dei contratti a termine e dei voucher. E chi se ne importa se poi avremo comunque dei depensionati poveri? Fate saltare per legge le causali dei contratti a termine, rimandando alla contrattazione collettiva. Ma in che mondo vivete? Vi siete accorti che in questo paese proliferano i contratti pirata? Ci sono centinaia, migliaia di persone che lavorano con stipendi bassissimi, 500, 600 euro. Io ho l'impressione che veramente viviate su un altro pianeta. Lo dico perché, come se non bastasse tutto ciò, in questo decreto, oltre alle causali, autorizzate addirittura la contrattazione one-to-one tra datore di lavoro e lavoratore. Secondo voi come andrà a finire quando il lavoratore si troverà davanti a un imprenditore che gli propone 500 o 600 euro al mese? Prendere o lasciare? Secondo me nessuno di voi ha mai lavorato un solo giorno in queste condizioni, altrimenti non avevate pensato e scritto tutto ciò. Presidente, in conclusione del mio intervento, voglio leggere a quest'Aula uno dei tanti messaggi di lavoratori disperati che mi arrivano quotidianamente. Senatrice, le scrivo per farle sapere come siamo stati assunti presso un ospedale pubblico che ha esternalizzato ad una cooperativa il servizio di assistenza. Io lavoro presso questo ospedale dall'aprile del 2019. Sono stato assunto con un contratto da 2 ore al giorno per un totale di 48 ore mensili. Inutile spiegare che lavoro ormai da anni con una turnistica full time. Svolgo servizio in sala operatoria seguendo il turno per un totale di 150 ore circa. Senatrice, io come una trentina di colleghi prendiamo 200 euro di tredicesima all'anno, non ci vengono versati i contributi e quando ci ammaliamo veniamo pagati per le 2 ore da contratto. Ci aiuti, senatrice. Questo è quello che ci chiedono i cittadini. State mettendo la disperazione migliaia e migliaia di lavoratori. Allora io ve lo dico veramente con il cuore. Fermatevi prima che sia troppo tardi. Di fronte a questo grido di loro non si può restare indifferenti. State facendo le vostre riforme sulla pelle dei lavoratori e state facendo le vostre riforme rendendo precari i nostri giovani. Non è giusto. Per concludere, l'altro giorno ho visto molti colleghi della maggioranza commuoversi durante una commemorazione. È legittimo. Concedetemi però un sogno. Vorrei vedervi commuovere anche per le migliaia di famiglie che state condannando a una disperata condizione di povertà, ai migliaia di giovani che state condannando alla precarietà. Per tutti questi motivi dichiaro il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle. Grazie senatrice Guidolin, però ovviamente sapete che i cartelli vanno abbassati immediatamente, altrimenti i commessi provvedono come stanno facendo.
Ecco. Contraddittorio opporre quelli, grida benissimo. Allora adesso è